Siamo a Varsavia, nella Scuola Superiore di Design. Questa è la mostra Luce, le lampade italiane 1950-2000. La collezione è di Fulvio Ferrari ed è curata dallo studio Archeo 900 di Ferrara. Ora procediamo e Fulvio Ferrari, che è qui al mio fianco, potrà spiegare per sommi capi il valore e l'importanza di questa mostra. Fulvio Ferrari, se vuoi dirci qualcosa. Quello che vediamo è un tavolino di una discoteca, quindi non è una lampada vera e propria, però rappresenta un episodio, diciamo, culmine del design italiano, era la discoteca Grifone di Bolzano, con molte eccezionalità. Magari se ce ne vuoi illustrare qualcheduna particolarmente interessante, sì. Ma insomma nel frattempo esempio, potete vedere. Qui vediamo con le mille lucine gialle, Moon 69, surfatti in grande designer, naturalmente è un omaggio alla conquista della Luna che l'uomo fa nel 69, lui produce questa lampada. Dopodiché si vedono tante lampade che sono di plexiglass, materie plastiche, materie che non erano mai state usate prima nell'illuminazione, in questo caso Gaia Ulenti, con una lampada che credo che pesi 25 kg, Ettore Sozzas, l'asteroide che vediamo in bianco mentre il retro, come si vede, fa una luce rosa, il Boalum di Frattini, un'altra lampada assolutamente inedita, molto inventiva. E mentre la parete c'è la Vanesia, che è una lampada che ruota e che quindi la persona che mette nella propria abitazione può modificare come vuole, che era una delle utopie del 68. Gio Ponti, che è ancora attivo con la sua Pirellina, che ovviamente richiama il grattacielo Pirelli di Milano, lampade sperimentali romane, lampade di Theodore Waddell e Zanotta, costruzioni a metà tra architettura, arte, illuminazione, Ziggurat, la Malassunta di Vittorio Gregotti. Questa è stupenda, sì. Ma perché qui stiamo vedendo delle lampade che sono vere e proprie sculture luminose, erano in produzione, ma oggi, a rivederle oggi, si ha la sensazione di vedere delle vere e proprie sculture di un'importanza straordinaria, perché registrano il gusto di un'epoca, in particolare degli anni 60-70. Qui abbiamo una lampada che funziona con il tocco, per cui la luce aumenta oppure diminuisce, ed era naturalmente all'epoca una tecnologia assolutamente innovativa, ma ci sono anche lampade in cui l'abilità artigiana, in questo caso la ReArt, è ancora molto presente, perché è una lampada soffiata con inserti di metallo, una lampada il cui titolo spaziale evidentemente la dice lunga su quello che era il momento. Questo è un fiore stupendo. Questo è un fiore stupendo. Questa è di chi, ci puoi dire? Questa di, non è molto famoso il designer, Elvio Beccheroni si chiamava, e la lampada si chiama Fru Fru. Ci sono lampade in cui per cambiare la lampadina si diventa pazzi, perché non sono lampade ideate per essere veramente in realtà usate. Poi abbiamo questo grande pannello di acciaio con 100 micro lampadine che si chiama virtuale, e questa è una delle mie follie giovanili, perché l'ho disegnato io nel 70 più o meno, per questa mia azienda che all'epoca avevo, in cui disegnavo e producevo lampade. Quindi possiamo continuare. Questa è una sala stupenda messa a disposizione dal istituto, cioè è della Scuola Superiore di Design, ma questa mostra è in collaborazione e organizzata in loco dall'Istituto Italiano di Cultura con l'Ambasciata d'Italia e con l'Istituto del Commercio Estero. Quindi ancora utopie come la galassia, come questa lampada cromata che è completamente snodabile, si chiama Cobra. Queste sono di Gino, stupende, perché capolavoro. Gino Marotta era diventato talmente famoso con la sua natura artificiale che un altro designer fa un omaggio appunto al lavoro di Gino Marotta, e quindi Elio Lucini intitola questa lampada Il cespuglio di Gino, proprio per ricordare questa invenzione. Gio Colombo, lampade che si possono, come si vede, chiudere e aprire. Ancora la Malassunta di Gregotti, cambiare i neon di questa lampada è un lavoro da super professionisti, e qui abbiamo uno screen
e c'è uno schermo, lampada tutte di acciaio inossidabile, grandissima qualità, lavori oggi inimmaginabili, quattro lampadine a calotta argentata che non fanno quasi luce. Questa è una lampada bandiera di Ugo La Pietra, che rappresenta l'abitazione del futuro con le antenne, diciamo tutta la telematica che oggi è diventata banale, ma dato che questa lampada è del 67, all'epoca banale non era di sicuro, mentre la Morgana, come dice il nome, è una fata, una fantasia, e quindi la luce viene riflessa in prodotti, questi coni d'ombra, gabetti e isola con una lampada... E la passiflora, sempre siamo nell'ambito del tra la pop art, dove evidentemente le lampade pillole sono una della più divertente manifestazione, e sono lampade che si possono inclinare come si vuole perché hanno un peso in piombo dentro che le tiene sempre comunque aderenti al suolo. Questa è curiosa, ecco, per esempio. È la lampada fatta di calamite e ognuno può giocare e mettere come vuole, disporre come vuole questi elementi che fanno parte appunto di una piastra magnetizzata, con la lampada ciucca che sembra appunto ubriaca perché è un po' si può regolare al di fuori delle consuete norme, il rimorchiatore di Gaia Eulenti, lampada a fusione d'alluminio complicatissima, le stelline Angelo Leli, che è stato uno dei protagonisti del disegno italiano di primaria importanza, e queste sono lampade molto carine dove si può modificare l'illuminazione alzando e abbassando il paralume, che è di metallo stampato, fustellato con le stelline. Questa è spaziale, veramente uno Sputnik, sì. Un'astronave, sì. Adesso sono di moda gli UFO, quindi qui abbiamo di fronte i droni, abbiamo di fronte a noi quasi un UFO o un drone del futuro, e in realtà è una lampada degli anni 60, della fine degli anni 60. Sì, e la cui costruzione, come si può immaginare, richiede un lavoro incredibile. Gli Uglass della Fontana Arte ovviamente sono fatti con dei veri e propri Uglass, quindi dall'industria l'elemento base diventano lampade. Queste sono due lampade di BBPR famose dell'Artemide, di cui quella a destra, quella veramente prodotta, e quella a sinistra, mentre quella a destra è il prototipo di cui nemmeno l'Artemide ha più documenti, eccetera. Adesso andiamo nell'altra sezione. La mostra è stata realizzata per la giornata del design italiano nel mondo, quindi questa mostra è stato dato molto rilievo da parte delle istituzioni italiane. Ieri c'era un pubblico selezionato di 70 operatori del settore, c'è stata un'inaugurazione con la presenza del direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, dell'ambasciatore e del direttore dell'ICE di Varsavia. Ecco l'altra sezione. Quindi, se ci vuoi dire... Sì, qui è Sarfatti, anche lui di nuovo con una lampada molto innovativa. Spaziale, sì. Anche questa. Questa è la Meba, ed è la prima lampada che ho disegnato io stesso nella mia vita. Sì, perché Fulvio Ferrari, oltre che essere un collezionista, è stato realizzatore, disegnatore e produttore di lampade negli anni 70-80. Sì, inizio degli anni 70, sì. Inizio degli anni 70, quindi uno dei primi che ha realizzato lampade particolari di grande design e di impatto. Sì. Questa è ancora un'azienda romana, grande qualità, lampada di acciaio inossidabile con soldature perfette, mentre la Luna è una lampada di un artista che fa una lampada che quando è spenta sembra non essere una lampada, perché la lampadina è cromata e quindi quando è spenta non si capisce che invece si può illuminare con questo curioso effetto. Anche questa sembra una scultura fatta da un artista, è una scultura, però fa l'effetto illuminazione, insomma. E questa usa lo stesso criterio, perché è una lampada che quando è spenta è completamente specchiata, quindi è un cubo di specchio, ma quando si accende la lampadina chiaramente fa luce, però è una sorpresa. E questa, diciamo, lampada tardo egizia, di nuovo di un'azienda romana, New Lamp, un'azienda di primissima qualità, lampada molto curiosa, molto inusuale, ma sempre lavori complicatissimi, costosissimi, che oggi per carità non si potrebbero fare. Gerpe è di nuovo una lampada bandiera, diciamo, del radical italiano, perché viene disegnata da Superstudio e prodotto ovviamente con questi materiali fluorescenti, verdi, rossi, c'era anche un'edizione bianca. Mentre questa qui è una lampada di un simpaticissimo designer, lampada che di nuovo impensabile,
quando è spento non si capisce nulla e quando è acceso emette evidentemente ben poca luce, però è un oggetto strabiliante. Oggetto luminoso, sempre riferibile al mondo del design, ma della scultura in particolare, sì, perché spenta è un oggetto di grande estetica, insomma. Sì, sì. L'ultima, Nanda Vigo, l'ultima lampada è importantissima, Nanda Vigo, sì, oggi cercatissima, sì, dai collezionisti. E il titolo è Utopia perché, come si vede, la lampada è una cornice che contiene nulla, come le utopie che sono un pensiero, un'idea che non contiene nulla. Ecco, questa è la mostra, ve la faccio rivedere con una carrellata. Ecco, sarà esposta nella Scuola Superiore di Design di Varsavia fino al 2 aprile. Dopodiché ci sono molte richieste, speriamo che la si possa esporre e portare in altre città e capitali estere. Quindi la mostra può essere estesa, può essere esposta nei musei del design o dell'arte contemporanea, come è già stato con un'altra mostra, e quindi restiamo a disposizione. Fulvio Ferrari, ve lo faccio vedere, è il collezionista, persona elegantissima, è grande appassionato di design, non solo è collezionista di design, ma gestisce a Torino il museo Casa Mollino. Andate a vedere in internet, lo trovate ed è bellissimo. Si fanno visite guidate per poche persone alla volta. Bene, saluti e venite a Varsavia se potete.